GF VIP, Attilio fatto da Sara Altobello, schifo. Figuraccia. Il noto giornalista ha fatto una figura barbina nei confronti della showgirl barese ed è stato massacrato da Donna Maria. Che immane figuraccia questa sera ha fatto Attilio Romita al Grande Fratello VIP. L'ex giornalista Rai è stato messo alla berlina di fronte a milioni di telespettatori che hanno assistito, basiti, ad una serie di frasi agghiaccianti da lui pronunciate nei confronti di Sara Altobello. Romita e l'Altobello, è noto, hanno iniziato nei giorni scorsi a flirtare come due piccioncini. Nonostante il giornalista fosse fidanzato fuori dalla casa con Mimma, fra i due si è creata un'intesa più che sospetta, sfociata persino nelle scorse ore in un bacio a stampo a letto. Tuttavia, Attilio Romita si sente in qualche modo superiore a livello intellettuale alla svampita Sara Altobello, che in un confessionale ha definito frufru. In confessionale, il geffino ha spiegato senza troppi giri di parole che la soubrette, per quanto carina, non fa per lui e che quasi si vergognerebbe a portarla a tavola con i suoi amici. Le parole di Romita in confessionale sono state trasmesse in diretta anche di fronte agli occhi della stessa Sara. Come è andata a finire? Malissimo, ovviamente. La diretta interessata si è ovviamente risentita e ha definito con l'unica espressione possibile, schifo, le parole di Romita. Romita ha in effetti dato dimostrazione di un neanche malcelato sessismo, senza contare il suo evidente senso di superiorità nei confronti della geffina. Un approccio pietoso, tanto da scatenare la furia di Edoardo Donna Maria, io spero che Mimma sia più schifata da quello che hai detto. Da come hai trattato Sara che dagli atteggiamenti che hai avuto con lei ha dichiarato, e lo sdegno dello stesso Signorini. Donna Maria, tra l'altro, è rapidamente diventato un idolo del web, dopo il suo sfogo il suo nome è schizzato in vetta e TT. Qui sotto alcuni dei cinguetti a lui dedicati. Mara Scippo ed Analisi che ci stanno stremando, Etmara 56.113.529, December 12, 2022. Per me un Donna Maria grazie, et datemi un Negroni, December 12, 2022. Terminato il blocco, Alfonso Signorini ha voluto ulteriormente girare il coltello nella piaga, sottolineando come l'atteggiamento avuto da Attilio Romita nei confronti di Sara fosse stato indifendibile. Come se non bastasse, tra l'altro, il giornalista si è dovuto sorbire subito dopo anche la lettera della sua Mimma, furiosa per il suo comportamento. Messo alla gogna, Attilio Romita ha dovuto fare pubblica ammenda. In lacrime. Il giornalista è tornato dai colleghi continuando a ripetere quanto fosse stato un C. Ne resta ora da capire se Mimma, cornuta e mazziata, deciderà di proseguire con questa relazione quando Romita uscirà dalla casa. Le premesse non sono certo delle migliori.